Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Cosa vi faccio vedere oggi? Un nuovo Sonoff. L'ho visto, mi sembrava carino, interessante, l'ho preso, si chiama Sonoff Slamfer R2. E secondo me è il dispositivo Sonoff più facile da montare di tutta la gamma. Ve lo posso garantire. Ora facciamo lo spacchettamento, vi faccio vedere come funziona velocemente. E secondo me può avere un senso in alcune applicazioni, che ne so, case in affitto, provvisorie. Secondo me diventa molto utile quando uno non si vuole fare un'installazione invasiva, due nonostante i miei semplicissimi tutorial. Perdonatemi. Non riuscite o non volete comunque fare un'installazione tradizionale di un sonoff cablato? Tre eh, mi è venuto in mente che può essere veramente utile in case provvisorie, in case dove magari andate di rado, uffici dove magari non mi interessa più di tanto dell'estetica. Insomma, tante situazioni che in base all'occorrenza possono richiedere un dispositivo del genere. Molto carino, guardiamolo insieme. Ok, faccio lo spacchettamento con voi in diretta. Per chi verrà a scrivere nei commenti, ah guarda che non hai coperto l'indirizzo. Dunque, il mio indirizzo è di dominio pubblico perché è la sede della mia attività che trovate sul mio sito internet, sui bigliettini, sulla pubblicità che faccio il giovedì sera, quindi nessun problema. Anzi, se volete mandarmi una bottiglia di vino, una lettera, un, una bomba, qualsiasi cosa, eccolo qui. Pacchetto Amazon. Una volta si aprivano meglio sonoff slamfer r2433 che cos'è? è un sonoff fatto a portalampada ok quindi attacco grande e27 uscita grande e27 qui c'è un pulsante la scritta sonoff dunque caratteristiche carico massimo 450 watt quindi 2 ampere Possiamo attaccarci un po' di tutto. Caratteristica importante è che è 433, quindi compatibile anche con il telecomando Sonoff. Installiamolo e vediamo come funziona. Bene, vediamo subito il funzionamento, come si accoppia e tutto quanto. montiamo la lampadina nel nostro Sonoff, classico attacco E27. Certo, andiamo ad allungare di circa 8 cm l'ingombro, però la vedo più come una cosa veloce, una soluzione magari provvisoria o comunque definitiva in un ambiente dove non ci urta la presenza di questo dispositivo o comunque per assurdo potrebbe essere montato anche dentro un lampadario se c'è abbastanza spazio. Quindi, tra il portalampade e la lampadina andiamo a interporre il nostro sonoff off. Lo alimentiamo, basta abitarlo. Perfetto, qui c'è un LED di stato e inizia a lampeggiare con i due lampeggi veloci uno lento. Quindi è in modalità accoppiamento. Diversamente la otteniamo tenendo premuto il pulsante qua sul lato. Apriamo l'app e we link. Clicchiamo il tasto più in mezzo in basso per aggiungere un dispositivo. Proviamo subito con l'accoppiamento rapido, poi eventualmente abbiamo tutte le altre tipologie di accoppiamento in caso di problemi. Un dispositivo, solita rete wifi che eh, deve essere ricordo anche per questo dispositivo 2,4, quindi quella di casa vostra con il nome e la password inserita. Tutto questo ovviamente se avete già un account WeLink altrimenti dovete crearlo. Andiamo avanti. Lui parte alla ricerca dei dispositivi. Mi raccomando, il luce verde deve essere in modalità accoppiamento: quindi due lampeggi veloci e uno lento, come tutti i sono off. Pare che l'abbia già trovato. L'ha già trovato anche l'assistente di Amazon. Allora io adesso per comodità lo chiamo E27 perché ho 2000 sono off, se no non so più dove l'ho messo. Completato il dispositivo si sta connettendo come al solito, quindi lo troviamo qui in mezzo a tutti i dispositivi come interruttore luce. Si chiama E27. Come capita spesso nella famiglia sono off, ma in generale per tutti gli apparecchi domotici, al primo utilizzo troviamo già un aggiornamento firmware, lo effettuiamo. Quindi andiamo nel menu con i tre puntini, versione attuale 350, c'è la 351. Clicchiamo sopra e facciamo partire l'aggiornamento. Perfetto, aggiornamento terminato, abbiamo qua il nostro dispositivo, possiamo accendere o spegnere. Accensione che possiamo effettuare anche col pulsante e ovviamente viaggia in simbiosi con l'app. Il led verde fisso indica che è regolarmente connesso. Probabilmente si potrà disattivare. Ora controlliamo. Diamo un'occhiata alle impostazioni, quindi tre puntini, assegna posizione per la stanza, condividi, vi ricordo è la funzione per dare la possibilità di usare il vostro dispositivo Sonoff anche a qualcun altro, ma solo di usarlo, non di modificarlo. Quindi condividete il vostro dispositivo, voi rimanete l'utente master, la persona che riceve l'invito lo può solo accendere e spegnere. Crea gruppo, LAN controllo, lasciamo attivo, notifiche push vi avviserebbe quando c'è accensione o spegnimento, il registri e lo storico di tutto quello che succede. Indicatore di rete è il led verde sempre fisso che ovviamente possiamo spegnere, vedete che rimane spento anche se il sonoff è correttamente alimentato, io adesso lo lascio acceso. Stato l'accensione spento, in questo caso essendo una lampada comandata io consiglio di mettere ultimo stato ma è soggettiva. Impostazione di inching e quindi la durata dell'accensione. Potete ad esempio impostare che quando accendete una luce prima di entrare in un locale, dopo un tot di tempo si spegne. Come possibilità di inching abbiamo un massimo di 59 minuti e 59 secondi, quindi al massimo un'ora. Inching disattivato e nient'altro. Ok, quindi abbiamo visto come è fatto, come funziona, è di una basilarità disarmante. Non abbiamo visto se funziona col comando vocale. Accendi E27, perfetto. Spegni E27. Voilà. Installazione semplice. Impostazioni veramente basilari dentro wi-link ovviamente avete la possibilità di installare dei timer di gestire delle programmazioni quindi si può usare tranquillamente come magari dispositivo per una luce esterna ovviamente protetto e riparato però mi viene in mente ad esempio l'installazione nei globo quelli da giardino insomma tante situazioni dove un unico requisito deve esserci una copertura wifi e soprattutto un 230 volt sempre presente ora se avete bisogno poi di capire come fare eh, una modifica su interruttori pulsanti e deviatori per dare sempre corrente al punto luce col portalampada e27 potete contattarmi all'assistenza ne parliamo poi se le richieste diventano tante non ci vuole niente a fare un video da, da 5 minuti per farvi capire come bypassare il comando a parete questo perché perché se vi dimenticate magari spegnete l'interruttore non arriva alimentazione al portalampada e quindi il off è spento questo è tutto io spero che il video vi vi sia piaciuto vi chiedo un bel like soprattutto non vi costa niente cliccate qua sotto iscrivetevi al canale perché mi fareste un grosso favore vi do un'anteprima per chi mi segue da un po' di tempo io non sono mai stato in contatto direttamente con la Itiad il produttore dei Sonoff questo me lo sono comprato come tutti gli altri come tutti i Sonoff che compro da un anno e mezzo mi hanno contattato adesso quindi mm, per me viene di positivo che probabilmente i prodotti da recensire non dovrò più pagarli, per voi verrà di positivo che magari riuscirò ad averli un po' prima. Mi stanno già mandando il Sonoff Pow R3, quello da 25 A per gestire i consumi di tutta la casa in massima tranquillità. Appena mi arriva faremo un bel video, lo testerò approfonditamente e lo smonterò per capire se la struttura, diciamo, del circuito riesce veramente a sopportare un carico da 25A. Lo Slamfer costa circa 20 euro. Vi lascio il link in descrizione per acquistarlo disponibile su Amazon italia Vi lascio il link anche nel mio canale Telegram, i link di Massidattoli. Se non avete Telegram, la mia pagina Amazon Massidattoli. Questo è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima o in una diretta del giovedì. Ciao da Massidattoli.